La prima risaia italiana è apparsa nel 2019. 2 anni dopo sono già 2 le varietà di riso Provisia, la nuova tecnologia BASF contro il crodo, i giavoni e le altre graminacee. PVL 024 e PVL 136IT sono state selezionate per resistere al Veresta che stermina le infestanti e garantiscono un'ottima produttività, come ci spiega Marco Sobrero. L'intervista al tecnico BASF ci introduce nel mondo di Provisia. Impareremo come si utilizza questa tecnologia partendo dalla scelta del seme per arrivare al raccolto attraverso tutte le fasi della coltivazione dei risi PVL. Vi forniremo delle brevi linee guida per avere il massimo rendimento dall'uso di questa nuovissima tecnologia BASF. Come si è comportato il riso Provisia nel 2020? La tecnologia Provisia quest'anno ha sicuramente raggiunto degli ottimi risultati, sia in termini di controllo delle infestanti, soprattutto del crodo e dei giavoni, e anche in termini di produttività e di resa delle varietà coltivate. Quanto ha prodotto PVL 024? PVL 024 ha ottenuto delle ottime rese produttive in campo, andando dalle 7 alle 10 tonnellate per ettaro, delle rese alla lavorazione superiori ai 65 kg, abbinate a un'eccellente cristallinità del granello. E quanto ha prodotto PVL 136IT? PVL 136IT ha ottenuto delle ottime produzioni, andando dalle 7,5 alle 9 tonnellate per ettaro, un'elevata resa alla lavorazione e una buona cristallinità del granello. Quando si semina PVL 024? PVL 024 è un ciclo medio-tardivo, quindi va seminato nel mese di aprile e questo consente una buona gestione delle semine a livello aziendale. Quando si semina PVL 136IT? PVL 136IT è una varietà con un ciclo medio precoce e si adatta bene alle semine di maggio tra il 10 e il 20. Cosa consigliate a chi le semina quest'anno? Le varietà Provisia vanno seminate su un terreno pulito, libero da infestanti, effettuando una buona concimazione di fondo con del concime organico o a lenta cessione, e le dosi di semina variano per una semina interrata a file dai 100 ai 120 kg di seme per ettaro e le semine in acqua dai 120 ai 140 kg di semine per ettaro. In entrambi i casi consigliamo un diserbo di presemina o preemergenza. Cosa cambia per chi semina PVL 136IT? PVL 136, avendo un ciclo medio precoce, consente una semina più tardiva e quindi l'applicazione anche della tecnica della falsa semina, quindi la pulizia delle infestanti emerse tramite l'applicazione di glifosate. Spieghiamo bene quando si semina e come si concima PVL 136IT. Si raccomanda di non anticipare la semina del PVL 136IT per permettere alla varietà di esprimere il massimo del potenziale produttivo. La concimazione di questa varietà va effettuata come una varietà di pari ciclo come il CL28. Che consigli dà per l'uso corretto della tecnologia Provisia? Ripeto, bisogna partire puliti. Il terreno deve essere sgombro dalle infestanti e bisogna effettuare un diserbo di presemina sulle semine in acqua e un diserbo di preemergenza con stompacqua e predilecto sulla semina interrata a file.